Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare insieme a voi la mia pedicure. In realtà non è proprio un vero pedicure perché io già qualche settimana fa l'avevo fatto. Vorrei invece andare con voi a stendere il semipermanente, la base del semipermanente. Chiedo scusa per l'inquadratura ragazzi, ma questo è il meglio che io riesca a fare perché sono messa in una posizione tutta contorta e quindi più di questo veramente non riesco a fare, non riesco a mettermi. Spero quindi che si veda abbastanza bene, perché ho provato varie inquadrature, ma questa qua è sicuramente la migliore. Allora, come prima cosa vado a disinfettare il piede e avendo già fatto una sorta di pedicure circa una settimanella fa, io adesso quello che vado a fare sarà semplicemente andare con il Cutifix di La Femme, che è questo qua, che serve per ammorbidire le cuticole e andarla a rimuovere. Lo vado ad applicare giusto per andare appunto a pulire un attimino l'unghia. Vado quindi con un spingicuticole e ciò che vado a fare è semplicemente questo, quindi lo passo per andare a pulire vicino appunto la zona delle cuticole e nei laterali, così mi toglie, vedete, le cuticole che sono cresciute in questa settimana. Quindi adesso con un pad e un pochino di cleaner io non faccio altro che andare a rimuovere il cutifix, così da pulire bene tutta l'unghietta, vedete? Vado completamente a pulirla. E adesso posso passare il buffer su tutta la superficie. Vado ad utilizzare il buffer sul piede perché basta e avanza, tra virgolette, perché non ho problemi di adesione, quindi mi basta solamente andare un pochino a opacizzare la lamina. Infatti vedrete che poi non andrò a utilizzare alcun primer, appunto perché sui piedi non ho alcun problema per quanto riguarda l'adesione. Perfetto, adesso andrò a mettere in sequenza prima il sanitizer e poi subito dopo il nail prep. Questi sono gli unici prodotti che andrò a mettere, non userò quindi, come vi dicevo, il primer perché appunto non ho problemi di aderenza sui piedi. Procedo col sanitizer che in pochissimo tempo lui asciuga, lo facciamo evaporare completamente, dopodiché procedo invece col nail prep, con l'applicazione del nail prep. Poco prodotto su tutta l'unghia. Perfetto. La base che ho scelto, che andrò ad applicare, è questa qui, la Rubber Base R002, che è quella lattiginosa latte fragola. Sono munita di una piccola torcia, questa qua appunto è di Moira, la potete trovare sempre sul sito di La Femme, e vado a prelevare un pochino di prodotto. Non andremo a fare spessori, quindi solamente stesa smalto. Inizio quindi la stesura della mia base e dà subito un effetto molto molto bello sull'unghia, molto aspetto curato, ecco. È veramente bello. Mi tengo qua di lato perché ovviamente sono storta e la base tende tutta a colare. Adesso prenderò un bastoncino in legno d'arancio, ok, di modo che io possa pulire l'unghietta, e con la lampada polimerizzo
Quindi state attente intorno a non avere nulla che possa essere polimerizzato, mi raccomando. Io cosa faccio? Blocco la base in questo modo, andando proprio vicina vicina con la mia torcia, e dopodiché infilo tutto il piede completamente nella lampada. Però per ottimizzare i tempi io vado un attimino a bloccarlo in questo modo. E quindi continuo, lascio per ultimo la luce e prima lo metto sulle unghiette piccine, perché è un pochino più complicato, bisogna stare un pochino più attente perché le unghie sono ovviamente più piccoline, quindi si fa un pochino di fatica in più. Come top finale andrò ad applicare lui, che è il C001, che è meraviglioso, ha tutte queste flakes all'interno sui toni del verde, e con sotto questa base è fantastico. Quindi sigillo tutto quanto per bene. Guardate che bello questo top. Perfetto, sono andata a polimerizzare anche il lucido, non so se si può vedere, ma fa subito un effetto davvero molto bello con questi glitterini. Anche se sono semplici, io preferisco sui piedi in realtà, perché faccio un po' fatica a vedermi coi colori, ma più che altro perché se non è una stesura impeccabile non mi piace. E sui piedi faccio sempre un po' più fatica. Adesso concludo il lavoro con un pochino di olio di cuticole. Metto questo qua, che è all'ananas, che è favoloso, buonissimo veramente. Aspetto un pochettino, nel senso, oramai si è raffreddato il lucido, ma essendo senza dispersione fate attenzione comunque a non applicare l'olietto sul lucido, altrimenti tende a opacizzarsi. Quindi in linea generale io non ci passo sull'unghietta, non ce n'è proprio bisogno. Se ci finisce sono tra virgolette tranquilla, perché comunque so che il mio lucido si è completamente raffreddato, quindi non rischio che si vada a opacizzare. Posso prendere poi un pad, tolgo via l'eccesso di olio e nel mentre lo massaggio e lui si assorbe. Posso farlo anche direttamente con il guanto, tanto non ne ho applicato troppo. E quindi non rischio l'effetto patatine. Ok, nel senso che è proprio unto unto. Spero che si riescano a vedere abbastanza bene, è che ho il piede completamente storto e quindi faccio fatica a mostrarvi. Questo è quindi l'effetto finale, a me piace tanto. Spero che si sia visto qualcosa dal video. Vorrei anche riuscire, quando troverò anche una buona inquadratura, a farvi proprio una pedicure dall'inizio alla fine, quindi proprio i duroni con fresa ma anche senza fresa, insomma proprio dall'inizio alla fine. Anche mi interesserebbe molto mostrarvi come rimuovo le cuticole, come faccio la zona, come faccio a pulire appunto questa zona con la fresa. Insomma, magari cerco di studiare una posizione un pochino migliore e vi faccio anche questi video, perché secondo me è interessante vedere anche come lavoro sui piedi, perché è differente rispetto alle mani. E nulla, quindi io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi ricordo comunque, ma lo avete letto, che qua sopra troverete il codice sconto per acquistare i prodotti di La Femme. E nulla, io vi mando un grande bacio, noi ci vediamo come sempre al prossimo video.